Ciao a tutti! Allora, siamo in partenza da Cracovia a Breslavia, Wrocław in polacco. E niente, siamo qua con i nostri bimbi, sono tutti e due belli svegli, se ci sta mangiando delle patatine. E niente, andiamo. Usa le tue corsie centrali per Ciao scegliere amore, ma quanto sito. sei bravo! Quanto sei bravo! Sei bravo tu patatino! Viaggiato proprio. Viaggiatore! Eh? Anche tu sei bravo. Il suo seggiolino, tutti bravi. Allora, eccoci arrivati nell'appartamento di Wrocław. Allora, qua abbiamo il bagno. Poi, qua c'è una scarpiera. Bene. Poi qua c'è un salottino con un tavolo, la camera da letto, così, con questo balconcino. Bene, poi c'è la cucina. Cucina così. Vediamo cosa c'è. Un frigo. Oh, mamma mia. Un congelatore. Il cestino. La scopa, meno male. Un piano induzione. Una lavastoviglie. Forno. Utensili. E qua non c'è niente, poi vediamo. Niente. C'è la cappa. Nulla. E questo è tutto. Oggi siamo a Breslavia. Dicono che sia la città più bella della Polonia. E oggi andremo a vedere se è veramente così. Siamo stati già a Cracovia e Varsavia. Se non l'avete visto ancora il video, andate a vederlo. E vi invito sempre di iscrivervi al canale per nuove avventure. Tra le curiosità della Breslavia, al primo posto sono di certo gli gnomi. Si tratta di statue solitamente di piccole dimensioni, collocate in numerosi punti della città. Sono simpaticissimi e uno diverso dall'altro. Per trovarli bisogna guardare non solo in terra accanto ai propri piedi, ma anche in alto. Alcuni sono capaci di arrampicarsi su muri e lampioni. Sebbene sia un elemento di forte attrazione turistica e suscitano la straordinaria curiosità dei più piccoli, non sono affatto un'operazione di marketing. La loro origine ha fondamenti storici ed è legata al movimento anticomunista degli anni Ottanta, definito Alternativa Arancione. Bene, ora che sai la storia degli gnomi, possiamo continuare il nostro giro. Inoltre, è importante che tu sappia che Breslavia, in polacco Wrocław, è la quarta città della Polonia per dimensioni ed è anche la più antica. Dichiarata nel 2016 capitale europea della cultura e miglior destinazione europea nel 2018. Allora, adesso continuiamo a cercare gli gnomi, intanto che percorriamo il percorso per arrivare alla piazza del mercato, chiamata Rynek in polacco. Hai sonno, Pulcino?
c'è un negozio con i nani. Ma che belli! Un altro nano! Sì, questo c'è la lì. Guarda! Hai visto? C'è un'altra! Dicevano che una volta i nani erano molti meno, adesso ce ne sono circa 700, vero? Sì. A parte quelli che hanno rubato, che abbiamo visto alcuni che sono stati rubati e sono rimasti pochi resti. Sono simpatici i nani, ma come hai fatto a vederlo? Sapevi già che era lì? Io. A parte che hanno detto che esiste un'app per vedere se ci sono... Dove sono, sì. Ecco il re degli gnomi. Antonio, guarda cosa fanno lì. Oh my god, pieroghi, lui è pieroghi. Allora, abbiamo preso i pieroghi qua, che ci sono diverse bancarelle, che è un piatto tipico polacco, e questo qua è fatto con patate ricotta, sono buonissimi, piacciono a tutti, piacciono tantissimo anche mio moroso. Per questa porzione ho speso solamente 7 euro, prezzo più che giusto perché sono buonissimi. Scappa ancora di più. In molti l'hanno soprannominata la Venezia polacca. Il nome è sicuramente appropriato anche perché la città sorge su 12 isole collegate fra loro da 112 ponti ed è attraversata dal fiume Oder. Altri la chiamano Fiore d'Europa, forse perché alla fine della Seconda Guerra Mondiale era un cumulo di macerie bombardata dai tedeschi in ritirata e dai russi che avanzavano. In poco tempo è sbocciata come un fiore, ritornando quella di sempre, una delle più antiche e belle città della Polonia. È una città elegante e piena di vita, passata attraverso una infinità di monumenti, alcuni anche drammatici, che hanno segnato la sua storia millenaria. È stata spesso contesa fra i paesi. Al termine della Seconda Guerra Mondiale è stata tolta alla Germania per essere assegnata definitivamente alla Polonia. Qua troviamo diverse case colorate con diverse forme. E no, siamo in Polonia, a Wrocław. Assomiglia tantissimo a Venezia, ma non è Venezia, è Polonia. Guardate che bello. È davvero molto 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 bello. Breslavia, sì, conferma, una delle città più belle, se non la più bella, dipende poi dai gusti. Allora, Breslavia è stata bellissima, vero? Sì, sì, è stata molto bonita. Qua sembra di essere quasi a Venezia, ma invece siamo in Polonia. E secondo te è la città più bella? Non saprei, sono un po'... Dovrei pensarci.
Ma l'appellativo fiore d'Europa è azzeccato anche per un altro motivo. Da queste parti il fiore è il simbolo per eccellenza d'amore, rispetto, amicizia e riconoscenza. In pieno centro storico c'è una piazza ricolma di bancarelle di fioristi aperte giorno e notte. Questo è stato il primo gnomo nel 2001, vero? E questo è il dito medio. Grazie mille per aver guardato il video. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un bel like e di iscriverti al canale. Al prossimo video!